Masiello ufficialmente faccio l'ufficiale giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce. Sono il papà dei gestori dell'Ido San Basilio e insieme alla mia amata Paola abbiamo creato questo Lido. Avvicinarsi, diciamo, al reggae come pittura viene dai tempi degli anni Ottanta. Io sono un figlio dei campi dei fiori, ho fatto l'università a Roma nel 74 e quindi amavamo Peter Tosh, Bob Marley, quindi lo sentivamo nel sangue. Però il contatto con i Sud, che hanno rappresentato, diciamo, l'evoluzione del reggae salentino in tutto il mondo, ha fatto sì che nascesse il Mama Nera. È il fato che ha dato al Mama Nera quel contatto sia con la natura che con l'arte e con gli artisti. I Sud sono stati, diciamo, i fautori principali. Noi siamo stati piccoli attori. Nei primi anni praticamente venivano i gruppi, diciamo, nazionali, i vari Villada, il Wallowo, il grande Piertosi da Bologna, diciamo, l'enciclopedia del reggae nazionale. Diciamo, siamo stati amicissimi, amanti di questi gruppi, e nel tempo, dopo i primi anni, anche gli stessi Sud Sound System hanno portato i primi giamaicani in Salento, con una certa difficoltà perché oltretutto erano periodi particolari, avevamo grossi problemi anche dal punto di vista amministrativo, quindi fare dei grossi investimenti era difficile, però i Sud sono stati, diciamo, registi, insieme a Papa Gianni si è instaurato un rapporto di amicizia profondo. E con lui, con tutto il gruppo, e di là, diciamo, si è andati avanti sino ad arrivare adesso, diciamo, con grandi nomi del reggae giamaicano e statunitense. Voglio farmi sentire come la canti in Mama Nera! Sì, nel piasta! Hai anche! Dobbiamo dire esattamente che il Lido San Basilio per il Mama Nera sono il dottor Jekyll e il Mr. Hyde. Di giorno, diciamo, è il Lido delle famiglie, dove tanti bambini si incontrano, giocano tra di loro in mare, fanno amicizia, cominciano a crescere le amicizie e i rapporti e le relazioni. Ho visto delle ragazzine che sono diventate delle bellissime ragazze adesso nel tempo, però chiaramente il Lido San Basilio di notte diventa Mama Nera. Il dottore si è trasformato in Mr. Hyde, ha avuto delle problematiche perché il Mr. Hyde, il reggae era considerato soprattutto nei primi anni, diciamo, una musica di scopo, una musica, diciamo, di una popolazione particolare, un po' sporca, un po', diciamo, fuori dai canoni politici e mediatici. I Rasta sono stati visti per molto tempo con i loro capelli bellissimi, gente di bassa qualità, invece gente di alta cultura, amante della pace, della tranquillità. La loro canna e la loro birra sono dei simboli. Loro amano stare in pace, in tranquillità e serenità ad ascoltare la loro musica. DJ Mesca and Shutterpod of Jugglers Sound, Jugglers Records and Jugglers Radio, the youngest sound and the baddest sound. Mama Nera is a wicked place, the whole setting is just like
perfect. Nice beach, nice sea, plenty people and party all night long. It's just how you imagine a perfect beach party. Except the police. Sometimes the police, they can be kind of a trouble, but that's also part of the game. If you have a good night, you're gonna have the best night in your life. So Mama Nera has just everything. Nice food, nice people, nice music, nice setting. So really and truly, it's one of the nicest places to have a reggae party. Generally, in southern Italy, in Salento, a lot of people love reggae music and feel reggae music throughout the year, the whole year in their lives. But in the first 2 weeks of August, it's the crazy time down there. Everybody from Italy just goes to the south and spends their vacation there, and every night there's a big party. Of course, you have to have a car so you can travel to the different places, but within like 30 to 50 kilometers, everything happens. So you have big stage shows, you have big sound system dances, you also have illegal little dances, and you have like afternoon jugglings at the beach, or you know, just every day there's something going on. And this is all, you know, happens in the first 2 weeks of August, so it's like a really intense time down there. And it's not even like a festival, it's like the reggae holiday itself. So it's just perfect. You just book your ticket to Salento, just find a place to stay. You need a car for sure, but then you just spend a week or 10 days just driving every day to some different location, having a nice party, seeing the biggest acts from Jamaica and from all over the world, and just have a crazy party. Mama Nera Beach. Well, I've been hearing about Mama Nera Beach for quite some time now, and it's not the first. I hear it a lot. People talk about Mama Nera all over the world. My experience of Mama Nera Beach, being that it's the first time we're here, was crazy. And trust me, it's like, it just reminds me so much of back in Jamaica, being on the beach and people, like thousands of people on the beach. Going to Mama Nera, the experience driving to Mama Nera was like, wow, am I going to Hellshire? Am I going to Ocho Rios? Because the roads is a two-way street, just like Jamaica, some of the streets. And it's like you go, you know, it's just a vibe. We're here to party, we're on the beach. Whenever I come to this beach, I feel like I'm in Jamaica, in Hellshire. Looks just the same. Right, Lampa? The beach, I look just like Elsha Beach, so when I come here, I feel like back in the days in Fully Loaded, because it started on a beach like this. So that's why I come here every fucking year. Entering Mama Nera now, I see people on the beach and music playing, bars, people, you know, just having fun. You know what I mean? So it reminds me a lot of back in Jamaica. So I could definitely call Mama Nera in South Italy, Salento, the Jamaica for Europe, for Italy. So it's really an experience. Really an experience, believe me. It was really an experience of unbelievable, seeing how Europeans, how Italians, people fly from all over Europe to come to Mama Nera Beach. I'm not your creator, I say.
arrived at the venue, my good friend Rafa said to me, yo, Jazzy T, you ready for this? And see the people, and I said, yeah man, ready all the time. So before I started to play, it was myself alongside Black China Crew from Miami, with Willie Chain and English. And they played before me, and it was my time to play. So it's like, I'm like, yo, what I'm going to play now? Let me see if these people can react to what I'm ready to deliver. So before I started to play the first song, I was a little bit nervous, but then playing the first song, it became more, you know, more vibe, and I started to vibe with the people. The Salento people, it is amazing for me to see how the people react to the music, the reggae music coming out of Jamaica. It's like, to me, people react more to the beat, and they might not understand the full words and whatever, but they have an idea of what they like, and they vibe to it, you know. So it's really amazing, it's really amazing to see how people here react to the dancehall music, right? So it is an experience, and I think many experienced sound systems should come and experience this, because for one reason, if you're in Jamaica, you should be able to see all walks of life that listen to reggae music and appreciate reggae music. Il piacere di suonare al Mamma Nera in varie occasioni, dal 2001 al 2013, almeno in tre. La prima sicuramente è quella che ricordo con più affetto, ed è quella del 2001, che tra l'altro, se non sbaglio, è stata anche la prima stagione ufficiale del Mamma Nera. Il sound di casa era il Sound Resident, erano i Sud Sound System. Per me Tarantino, insomma, essere loro ospite, tra l'altro ero anche nei primi anni della mia attività di DJ, insomma, è stato veramente una gratificazione gigantesca, insomma, è stato anche parecchio emozionante far parte di questa prima rassegna storica del Mamma Nera. Ero col mio ex sound, Cali Weed, del quale ho fatto parte dal 99 al 2001. E ai tempi le cose erano un po' diverse, ecco, rispetto al momento attuale, anche del Mamma Nera in particolare, perché di quello che stiamo parlando, si poteva far veramente le 7 di mattina con la musica accesa e nessuno veniva a disturbare. Adesso sicuramente poi nel corso di 15 anni acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, la scena è cresciuta e di conseguenza sono cambiate tante cose anche nel tessuto, nelle regole, nelle leggi italiane, quindi di conseguenza ci sono anche più limitazioni di orari e robe di vario tipo sugli impianti e tutto il resto, quindi diciamo la magia che si respirava nel 2001 sicuramente è difficile da ricreare, però nello stesso tempo ci sono sicuramente delle cose che sono cambiate anche in meglio, e la programmazione nel corso degli anni è diventata via via più massiccia e di qualità e di livello sempre superiore, insomma, quindi ogni estate al Mamma Nera si vede il meglio del meglio della scena mondiale dei sound system, e l'atmosfera che si respirava in quei party in spiaggia era diversa da quello che poteva offrire
tutto il resto, diciamo la classica offerta per i ragazzi che era fatta di discoteche, pub e robe del genere, insomma era totalmente diversa. Le feste in spiaggia, si portavano le casse, si portavano i dischi, si montava l'impianto, erano autofinanziate e si faceva l'alba puntualmente ogni volta. Let's go! Ready? Somewhere on the